Gloria a Dio. Alleluia. Tutta la gloria va a Dio e a Gesù. Una buona serata da parte del fratello Angelo, che Dio ci possa benedire giorno dopo giorno, attimo dopo attimo. Anche stasera vogliamo presentare qualcosa che tanto tempo ho preparato per il popolo del Signore. Questo è uno dei siti, dei tanti siti che ho. Ogni lingua qui rappresenta migliaia di pagine. Gloria a Gesù, alleluia.
crederci. Siamo felici anche per quest'altra giovane, siamo felici anche perché il Signore ha salvato, già tu sei nelle mani di Dio e la tua vita è nel Signore. Sorella Valeria, dichiari tu davanti a Dio e davanti alla Chiesa di voler servire, amare il Signore con tutto il tuo cuore. Allora io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mentre vediamo queste foto che girano, vogliamo pregare per tutti gli ammalati, i carcerati, i bisognosi, per la Chiesa e per il popolo di Dio. Se potete chiudete gli occhi e preghiamo insieme a me. Alleluia. Gloria a te, Padre. Santo, santo, santo sei, Signore. Ti vogliamo ringraziare, Padre, ancora quest'oggi, al fine di questa giornata, Signore, di mettere tutto ai piedi del tuo figliolo, per venire a te e portare tutti i nostri affanni del giorno e tutto quello che abbiamo trascorso nel tuo nome attraverso il tuo figliolo Gesù Cristo. Stasera, Padre, vogliamo pregare per tutti gli ammalati, i carcerati, i bisognosi, le vedove, i bambini senza tetto, gli orfani, Signore, ancora per il terzo mondo e per tutti quanti hanno un bisogno. Signore, vogliamo pregare ancora per i nostri familiari, Signore, benedici ancora mia moglie, mie figlie, Signore, mia nuora, mio genero, mie nipotine, mie sorelle, miei fratelli, sia in carne che in spirito. Signore, ancora per gli amici e i nemici, Signore. Benedici soprattutto i nemici, Signore, che un giorno possono diventare miei amici, perché io li ho perdonati. Spero che anche loro mi abbiano perdonato anche a me, qualsiasi cosa sia successo. Ti ringrazio, Padre, ancora per questa gioia che tu mi metti nel mio cuore di poter fare ogni cosa secondo la tua volontà. Signore, stiamo mettendo in pensiero positivo, in preghiera, di poter fare qualcosa ancora per il tuo popolo, Signore, nel bisogno di quello che possiamo, ma vogliamo mettere tutto in preghiera ai tuoi piedi attraverso il tuo figlio Gesù Cristo. Sì, Signore, grazie, Signore,
Sono sicuro che tu accetterai come profumo soave questa preghiera per poter andare avanti secondo la tua volontà. Non di più e non di meno, Signore, perché vogliamo fare soltanto la tua volontà. Benedici, Signore, e ciò che non va, Signore, toglielo di mezzo. Sì, Signore, te lo chiediamo nel nome del tuo figlio Gesù Cristo, Signore. Amen. Gloria a te, Signore. Alleluia, Signore. Oh, Signore, ancora ti preghiamo per la tua chiesa, per la tua sposa, Signore, per i missionari, Signore, ancora per chi in questo momento sta facendo un voto, Signore, verso di te, verso il tuo amore, verso la tua bontà, verso la tua misericordia. Benedicelo, o benedicelo, chiunque sia, Signore, che possa veramente fare un voto perenne. Grazie, Padre, ancora per questo, Signore, benedici ancora il resto della serata, della nottata, Signore. Facci riposare nelle tue mani, Signore, perché ciò che è messo nelle tue mani è duraturo e in eterno. E noi vogliamo prosperare secondo la tua volontà, Padre. Grazie, Padre Celeste, grazie, Dio d'amore. Grazie, Signore, grazie di ogni cosa, perché tu sei il Re, tu sei l'Onnipotente, tu sei Santo. Tre volte santo, Signore. Grazie, Padre. Ti ringrazio e ti lodo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Gloria a te, Signore. Alleluia. Mie care nella grazia, sto chiudendo il video, ma per ultimo voglio dare un avviso. In questi giorni stiamo preparando dei video professionali perché mi ha arrivato il programma di poterle fare. Giusto che metto tutto quando di poterlo capire. Vi prego di pregare per me, per più conoscenza su questi programmi nuovi, che possa andare ogni cosa secondo il volere di Dio. Se c'è qualcosa che ancora avete bisogno, potete entrare nel mio sito www.gesulalucedelmondo.it. Da lì troverete tutti i profili. Troverete anche questo sito, se vi fa piacere. Vedete come si chiama? Cristo spezza le catene, bevermold.it. Lo potete copiare anche di qua se volete. Ecco, ve lo mostro. Cristo spezza le catene, bevermold. Lo potete copiare come volete voi. Quando entrate in questo sito ci sono altri siti qua dentro. Potete andare anche battesimi per immersione. Cliccando questo link ci sono battesimi per immersione. Si è tolto da ogni responsabilità davanti a Dio. Amen. Grazie Signore per la tua parola. Sì. È un giorno di sicuro. Se non mi trascinano dentro, siamo al sicuro. Gloria a Dio. Bene. Abbiamo sdrammatizzato un poco perché ovviamente c'è un po' di tensione. Cerchiamo di passare un po'. Dov'è tua mamma? Dove sono i tuoi figli? Beh, dovete almeno voi essere in prima fila. Stai facendo il passo più importante della tua vita. Stai dicendo a Dio: voglio amarti, voglio servirti per tutta la vita. È un
è qualcosa che Gesù ha comandato, perché con questo patto di fedeltà tra te e lui, tu sarai sua, ma anche lui sarà tuo. Amen. Amen. Gloria a Dio. Dammi le mani. No, hai deciso il cuore tuo, in sincerità, in semplicità, in libertà, di accettare Gesù nel tuo cuore come il tuo personale salvatore? Hai deciso nella tua libertà di fare questo patto di obbedienza, il battesimo in acqua con Gesù? Alleluia. Per questa tua confessione di fede, per questa tua decisione, oggi noi ti battezziamo nel nome del Padre, nel nome del Figlio e nel nome dello Spirito Santo. Amen. 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 Il video continua ancora, ma io sto chiudendo, magari lo potete vedere in questo sito, se vi ho fatto vedere, ce ne sono tanti di questi video. Si sta avverando un altro mozzetto, un altro sorello, ma io chiudo. A Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù, se ci avete salute della sua presenza, Dio ci benedica. Amen.